Cari amici trader, buongiorno. Oggi venerdì 6 di aprile, sono le ore 5 del mattino, vuol dire le 23 da voi in Italia, cambio della candela. Attenzione, oggi dati molto importanti, si vedrà veramente tanta volatilità. Vedete che durante la notte ci sarà i dati sul giapponese, ma niente di importante. Ma soprattutto dovete vedere che nel pomeriggio inizieranno le busta paga non agricolo, non farm payroll, che il dato è negativo e questo potrebbe portare un apprezzamento del dollaro. Poi abbiamo il tasso della disoccupazione che è inferiore a 4,1 e poi la variazione del dato sul canadese sull'occupazione. Poi abbiamo in seguito, attenzione, l'indice level sul direttore degli acquisti, che anche questo è positivo, e inoltre abbiamo il discorso del governatore della Banca of England, Carney, e alle 16:30 il discorso del Presidente della Federal Reserve. Come potete vedere, una giornata intensa e attenzione a tradare, perché bisogna fare attenzione. Generalmente quando ci sono i non farm payroll, dei dati così, durante la giornata resta tutto laterale, meglio non fare niente. Partiamo su euro-dollaro. Euro-dollaro, vedete che il trend su 2 mesi è laterale, vedete che siamo sempre, ieri ha fatto sì un short, da qui ormai sono giorni, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 giorni che siamo in short, vedete che sta scendendo. Poi abbiamo l'euro-dollaro, vedete che anche sui cicli inferiori ha fatto ieri questo minimo a 1,22179, il trend per il momento rimane short. Andiamo a vedere adesso come si chiama GBP USD. GBP USD, vedete che ha rotto questo supporto dinamico. Siamo qui su, ha fatto questo minimo a 1,39657, vedete che l'ha fatto, e adesso potrebbe andare a prendere, come si chiama, anche se qui siamo in una fase ancora laterale, potrebbe, se rompe questa resistenza, supporto dinamico, potrebbe andare a prendere 1,37,115, ma stiamo a vedere cosa succede oggi, che è una giornata molto importante. Sui cicli inferiori vedete che GBP USD è al momento, vedete che ha fatto il minimo a 1, qui, vedete, è stato fatto. E questo potrebbe continuare, adesso potrebbe fare un ritracciamento, potrebbe andare a prendere la media 48, staremo a vedere, però per il momento il trend rimane ancora short. Poi USDGPY, eccolo qui, vedete che ha chiuso sopra la media a 48, vedete, eccolo qui. Adesso potrebbe andare a continuare la sua strada e andare verso nord. Staremo a vedere cosa succede oggi. E se guardiamo USD Yen sui cicli inferiori, vedete che ha superato, come avevo detto, se rompeva i 107-120, che era il punto importante, sarebbe salito e infatti, guardate, è andato a prendere 107-600, tutto come avevo detto di analisi, nell'analisi. Poi andiamo a vedere USD CAD. Vedete che USD CAD non ha ancora toccato i 50 Fibonacci, ha toccato solo la media 48. Per il momento il trend rimane ancora short. Staremo a vedere cosa succederà oggi, sui dati di oggi, e se guardiamo USD CAD sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane ancora comunque short. Questo lo sposto, andiamo a metterlo qui adesso e andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore. Poi AUD USD, vedete che AUD USD ieri ha fatto un massimo a 77 264, adesso è ritornato ancora ribasso, il ciclo comunque rimane short, e AUDUSD, vedete che attualmente è ancora short il trend, potrebbe andare a prendere i 0,75, staremo a vedere cosa succede nella giornata di oggi. Poi il gold che è
crollato, possiamo dire, vedete che ha rotto il supporto che avevo messo. Siamo in un G3, siamo alla candela numero, lo dico subito, 13. Qui adesso lo aspetto a 1313, staremo a vedere che cosa farà nelle prossime ore. E il gold sui cicli inferiori, eccolo qui, che fatto rimane, il trend rimane comunque ancora short. Poi oggi, vedete che per il momento siamo in una fase laterale. Oggi dobbiamo aspettare, adesso potrebbe andare a fare un piccolo ritracciamento, andare a prendere la 48, staremo a vedere. Inoltre andiamo a vedere US30. US30, vedete che siamo sempre nel nostro triangolo, trend rimane comunque ancora short, e se andiamo a vedere US30 sui cicli inferiori, vedete che ieri ha fatto questo nuovo massimo qui, lo andiamo a spostare, eccolo qua, ha fatto questo massimo a 24.642, per il momento il trend rimane long, è un G1, siamo alla candela numero 33, adesso dovrebbe andare a prendere la media 48, staremo a vedere nelle prossime ore cosa succede. Il DAX ieri partito anche lui al rialzo, io ero dentro, andato a prendere la media 48, eccolo qua, 12.322, eccolo qui. Adesso però attenzione che qua c'è un gap che dovrebbe andare a chiudere, il trend comunque rimane per il momento short, sui cicli inferiori vedete che il trend DAX, scusate, vedete che il DAX è andato, vedete che come è partito al rialzo, eccolo che qua metto il massimo, attenzione al gap che c'è qui, che questo è un gap che dovrebbe andare a chiudere, forse oggi o chissà, però questo gap è molto importante, lo andiamo a mettere perché è importante, lo vado a segnare, eccolo qua. Me lo segno che qua c'è un gap da chiudere, eccolo qua, solo che almeno ci sappiamo che c'è il gap da chiudere. Per il momento staremo a vedere al rialzo e poi andiamo a vedere adesso il petrolio. Petrolio per il momento è in una fase in laterale, vedete che lo vedete che anche qui per il momento qui si aspetta, e il petrolio sui cicli inferiori, eccolo qua, per il momento fase laterale, siamo dentro all'interno di questa candela madre delle 15 del 5 di aprile, per il momento si aspetta, sembra al rialzo, però starei attento soprattutto con i dati di oggi. Io vi ringrazio ancora, vi auguro ancora una buona notte e per domani attenzione a noi non fan payroll e ci sentiamo domani. Grazie e buon trading a tutti.